Benvenuti a Dietro la Notizia, versione estate, il caso di dire, con un appuntamento politico inaspettato per alcuni versi. Stasera parleremo della crisi al comune di Piedimonte Matese e il possibile arrivo del commissario per la mancata approvazione del bilancio e le dimissioni del sindaco avvenute ieri. Con noi in studio due ospiti autorevoli con i quali poi cercheremo di ricostruire la vicenda. Subito dopo la sigla. Rieccoci in studio per presentarvi gli ospiti. Con noi il sindaco dimissionario di Piedimonte Matese, Luigi Di Lorenzo, e Carlo Grillo, consigliere di opposizione della lista Siamo Piedimonte. Benvenuti. Come possiamo spiegare sinteticamente ai cittadini di Piedimonte quello che in realtà è successo? E credo che questa sia la domanda che tutti quanti vogliono capire bene, insomma. Sinteticamente che è venuta meno la fiducia di parte del gruppo della maggioranza, l'opposizione è stata coerente nell'opposizione, quindi in democrazia funziona così: quando si perde la maggioranza, si perde leadership, si perde tutto, si va a casa. C'è qualcosa in più? Cioè, ci può dire qualcosa in più sulle motivazioni? Ma le motivazioni sono tante, insomma, ci sarà perché tempo di fare analisi, però di fatto la cosa doverosa è dover prendere coscienza di un fallimento che è innanzitutto mio personale e poi del gruppo, cioè assolutamente. Avvocato, invece, qual è la sua versione? Buonasera a tutti. La mia versione non è molto difforme da quella del dottore Luigi Di Lorenzo, già non lo chiamo più sindaco. Grazie. Così, perché lui penso che desideri ardentemente uscire da questa si alleggerisce fase oscura. Un po'. E io, diciamo, mi fa piacere che nell'ultimo periodo ci siamo anche incontrati e confrontati altre volte, abbiamo avuto un rapporto cordiale che in precedenza non avevamo avuto, proprio perché tutte e due eravamo e siamo rammaricati purtroppo di questa situazione che si è venuta a creare, che va a danno della città di Piedimonte e di tutti i cittadini di Piedimonte. Io gli ho detto anche che però lui non deve accollarsi l'intera responsabilità di quello che è accaduto, perché penso che sia una responsabilità che vada spalmata su tutta la maggioranza, perché lui sì è il sindaco, è il capo, però la colpa e responsabilità sono un po' di tutti quanti quelli che hanno partecipato. Come diceva il dottore Di Lorenzo, noi dell'opposizione abbiamo fatto l'opposizione nell'ultimo periodo un po' in maniera più incisiva, perché negli anni precedenti diciamo che non c'è stata da parte della maggioranza una progettazione, una programmazione, perché il dottore Di Lorenzo si è preoccupato soprattutto di rimettere a posto i conti più che di pensare, e probabilmente non si è circondato neanche di persone che avessero potuto dargli dei consigli favorevoli alla cittadina di Piedimonte, sia in termini di progettazione che in termini anche di recupero di fondi europei, di finanziamenti per consentire il recupero del centro storico, il Palazzo Ducale, tante cose che si sarebbero potute fare. E noi quindi abbiamo anche stimolato i quattro consiglieri di maggioranza che sono usciti dal gruppo, e insieme a loro c'è stata questa famosa pizza che ormai è diventata famosa, presso il ristorante La Lanterna, dove tutti e 10 avevamo deciso di dare dimissioni. Il mio input era quello di dare dimissioni entro il 27 luglio, lunedì, e penso che questo fosse il desiderio anche del dottore Di Lorenzo, perché sicuramente si sarebbe andato al voto. Quindi si adesso, sta ancora nei termini. Certo, settembre, quindi rimettere la palla in gioco e passare la parola ai cittadini di Piedimonte. Qualcuno non ha voluto che fosse così, probabilmente perché non era interessato a che le elezioni regionali e quelle comunali venissero svolte contemporaneamente. Potrebbe anche essere dovuto a una mancanza di una lista già pronta. Vabbè, no? Questo però voglio dire, io penso che chi si è arrogato questo diritto di non consentire ai cittadini di Piedimonte di votare al più presto, probabilmente poi dovrà dare conto in futuro di questa cosa. Avvocato, una domanda, dobbiamo essere un poco più sintetici, altrimenti rischieriamo poi il tempo passa velocemente.
Una domanda più tecnica: che cosa succederà adesso dal punto di vista proprio? Questa è una novità, perché questo mi è stato notificato oggi pomeriggio alle 18, se non ricordo male, sì, dal Ministro Comunale, e questa nota con la quale il prefetto della provincia di Caserta diffida il Consiglio Comunale, quindi tutti i comandanti del Consiglio. Una prassi, diciamo. Sì, sì, a deliberare, quindi non dice ad approvare, che non è obbligatorio, a deliberare l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, di cui l'articolo eccetera eccetera. È chiaro che se poi nei 20 giorni questo non avverrà, ci dovrebbe essere, io dico ci dovrebbe, perché poi ognuno ha delle sue ipotesi quando si tratta di questo, il commissario ad acta per l'approvazione e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Che così. Non ci saranno, perché io mi sono dimesso, e quindi questo trascorreranno i 20 esatto, giorni. E quindi è un fatto successivo che probabilmente il prefetto ha preso successivamente. No, lo sapeva, lo sapeva. Sono atti dovuti, perché lì certo, richiamano anche responsabilità certo, per chi ha partecipato alla progettazione, no? Certo. Che l'opposizione ha un ruolo, ha votato sempre voi. Per chi ha votato a favore e poi dopo, per motivi, per far fuori il sindaco, diciamo, vessa un po' ci sono anche delle responsabilità che andranno chiarite. Contabile. Sindaco, una domanda che un pensiero che circolava molto su suo conto, cioè era questo. Dice, se all'inizio della sua amministrazione si è reso conto che c'era un bilancio drammatico, perché non l'ha fatto allora, non si è dimesso allora? Perché ho fatto della riunione con la maggioranza tutta, ho prospettato una duplice strada. Ecco, le dimissioni, se non eravamo in grado di affrontare, ho una strada irta di 2-3 anni dove si sarebbero dovute rimodulare contratti e intervenire sulle cause piuttosto che sugli effetti del dissesto per 3 anni, e poi dal 2021 avremmo avuto, come ci sarà, le risorse per poter intervenire l'ultimo anno e mezzo, che, come insegna il Covid a livello regionale, diciamo il direttore a massa segue l'ultimo periodo. Avessimo avuto l'intelligenza di gestire l'ultimo anno facendo strade, cose, probabilmente sarebbe, la gente avrebbe giudicato nella complessità il mandato. Così ovviamente appare un disastro, cosa che non è, perché qua, per la parte contabile, la parte dove io più mi sono dedicato, c'è assolutamente un piano di rientro che restituisce un futuro economico. Poi ci sono stati errori di gestione, di comunicazione. Ovviamente il dissesto, eravate tutti d'accordo voi della maggioranza? Assolutamente, 100% votati. Poi se c'è gente che si è tirata fuori. Avvocato Grillo, secondo lei era evitabile questo tracollo o no? Ma si poteva fare qualcosa? Ma sempre, c'è sempre la possibilità di fare qualcosa, probabilmente si poteva pensare a un rimescolamento di tutte le carte, c'è stato sul piatto anche un'ipotesi del genere, con delle nomine al di fuori della maggioranza per un governo di scopo per arrivare alla fine della legislatura. Però diciamo, quando si sta da una parte del banco e quindi da parte dell'opposizione, io penso che la dote più importante poi a un certo punto sia la coerenza, e quindi mantenere una linea dall'inizio fino alla fine dell'avventura. Sindaco, volevo chiedere questo, diciamo, quei famosi che noi chiamiamo in gergo mal di pancia all'interno della malpancista, sono stati quelli che alla fine hanno determinato? Assolutamente sì. Nel senso che i numeri sono numeri, per cui mal di pancia che durava una giornata un po', quindi evidentemente nessuna della via Io penso che quando si perde autorevolezza c'è bisogno di gestirla con un po' di autorità che ti dà il ruolo. Poi si tende dovevo gestirla in un modo, nel senso non si può accontentare sempre tutti su tutto. Poi ovviamente quello che è mancato, secondo me, è un partito dietro il gruppo, frammentati tra tante esperienze, ognuno ha un suo percorso, un suo legame. Forse ci fosse stato un partito o un legame più forte, qualcuno poteva. Certo. Ecco, è mancata una struttura vera e propria, secondo me. Avvocato, qual era la cosa che non era proprio d'accordo con il sindaco? C'era qualche settore, qualcosa in particolare del suo programma elettorale che? No, in particolare non c'era niente sulla quale non potevo essere d'accordo, in teoria, perché comunque nel programma c'erano tutti buoni propositi, quindi poi non si poteva essere in disaccordo sia sul loro programma che sul nostro. Poi il problema è quello di attuarli, e probabilmente
quello che dice il dottore Di Lorenzo, cioè della mancanza di un coagulo della maggioranza e quindi della frammentazione tra diversi, ma più che diversi partiti, direi di più personaggi politici di riferimento dei componenti della maggioranza, che io è una cosa che non ho mai condiviso, nel senso che siano venuti qui a Piedimonte consiglieri regionali, non di Piedimonte, quindi da Sessarunga e da altri comuni del Casertano, a gestire la nostra cosa pubblica, quasi come se noi non fossimo in condizione di farlo e andassimo portati per mano verso il comune. La politica cosiddetta più alta, alla fine influenza sempre. Certo. Ecco, Sindaco, con l'arrivo del commissario, che penso a questo punto, tranne lei non ritira le dimissioni, assolutamente. Ho ribadito per iscritto al prefetto un'oretta fa che non c'era possibilità. Voglio dire, una preoccupazione che molti si pongono, con il commissariamento si perderà anche qualche finanziamento o no? Più di uno per la certezza, perché ci sono delle procedure da fare, c'è un cronoprogramma di adempimenti da fare con delle date entro le quali, per esempio, sicuramente si perderà il 1,2 milioni di Principe Umberto, che è una cosa purtroppo bruttissima. Che questa, cioè, probabilmente sarà, speriamo di no, perché lì sono gli stadi di avanzamento, palazzetto, tendostruttura, penso si finiscano. C'è il rischio concreto che si perdano i 3 milioni di asfalto che abbiamo avuto, c'è il rischio concreto che si perdano gli 800.000 euro della scuola di Sepicciano, c'è il rischio più che concreto, quasi fatto, che si perda il 1,2 milioni per il bagnone d'Agnese. Alla fine si perderà quasi tutto, assolutamente. Cioè, nemmeno queste motivazioni hanno fatto leva sulla per convincere i dissidenti. Io dico, in parte mi assumo responsabilità, ho sbagliato, avrei dovuto, consapevole della crisi che ho nascosto, avrei dovuto allargare un po' prima, renderli partecipi prima delle criticità, forse, ecco, come diceva l'avvocato, si poteva trovare un filo conduttore. E quindi, se lei ricorda, a febbraio già ero esploso, volevo dimettermi, l'ho fatto solo su Facebook. Poi il gruppo mi ha fatto rientrare, ma già lì ero abbastanza saturo. Che io, al di là del stressantissimo, insomma, sono stato lì dalla mattina alla sera, soprattutto concentrato molto sui conti, ho sbagliato su tante cose, insomma. Avvocato, quindi è un bel problema questo, perdere dei sì, perché diciamo che questo poi questa motivazione è molto seria, molto importante, e poteva essere importante sia per un nuovo raggruppamento e una maggioranza, ma anche poteva essere importante anche per avere prendere la decisione di queste benedette dimissioni e andare a votare il più presto possibile, perché con un commissariamento di un mese e pochi giorni, quindi con il voto 20 e 21 settembre, probabilmente di quei finanziamenti si faceva in tempo a salvare tutti o quasi tutti, suppongo, non conosco bene i termini tecnici, i tempi, ma probabilmente poteva essere così. Stamattina il consigliere Raucci faceva una proposta, lui parlava di un governo di scopo, lei che cosa ne pensa? È la stessa cosa. È quello che ho detto prima, ma è troppo tardi. È troppo tardi. Ma anche non mi permetto di anticipare le parole del sindaco, ma penso che anche il sto lavorando tutti i giorni dalla mattina alla sera in ospedale per recuperare il tempo perso. Quindi a questo punto vuole aggiungere qualcosa? Mi fa piacere, aver trovato un rapporto cordiale con l'avvocato. Il primo anno ho vissuto un po' con la sindrome d'accerchiamento, ho fatto qualche fuoririga che ci siamo un po' beccati, devo dire, ho chiesto scusa, mi fa piacere che lo ribadisca pubblicamente, che ci sia recuperato un rapporto umano assolutamente. Quindi sono contento soprattutto di questo. Vuole invece mandare un messaggio ai cittadini? Io penso che sia il tempo di smetterla con tante cose che ho alimentato anche io, tante divisioni tra fazioni, recuperare, Piedimonte è piena di tanti professionisti, tanta gente per bene che può assolutamente amministrare, ma lo può fare soltanto se una volta eletti e poi si superino le frazionamenti e le faziosità e si aiuti chi sta, perché quello che io ho vissuto nel primo anno e mezzo è stato soprattutto un accerchiamento continuo su Facebook, veramente non si lavora con serenità, non si ha fiducia nei tecnici locali perché si pensa che possa essere legato al tizio piuttosto che a Caio, quindi è una cosa che veramente, quindi spero che si ritrovi la serenità. Vogliamo concludere? Sì, io anche spero che si trovi la serenità,
e come ho detto già in qualche altra occasione, io non mi candiderò più, però starò molto attento e sarò vicino ai cittadini di Piedimonte per tenerli in guardia dalle persone che a mio parere non meritano di andare sul comune ad amministrarci. Quindi lei mi ha bruciato la domanda. Che cosa farà da grande l'avvocato Grillo? C'è tempo per cambiare idea. Le La stessa persone per bene domanda. in altre occasioni ho detto una risposta politica, nel senso che essendo politico può essere una bugia, quindi Assolutamente. l'assoluta certezza di non candidarsi può essere anche assoluta certezza di candidarsi da politico. Grande. Senta, invece la stessa domanda, lei concludiamo qui. A me, diciamo, la passione resta, quindi parteciperò a qualche progetto supportando chi, candidato che mi spero mi piaccia, ci siamo che candidato mi piace, quindi mi Ma impegnerò. non esclude una candidatura a sindaco, No, no, impossibile. È impossibile per il fatto che non è, dato per come è finita l'avventura, penso sia improponibile, ma non per colpe mie, ma per come è andata la cosa è no? Dobbiamo dire difficile. che però di colpe se ne è prese pure parecchie, eh? Ma Nel senso io. che forse ha Ma quello è riconosciuto un delle. fatto di intelligenza, riconoscere le proprie colpe è un fatto di intelligenza che va rispettato. Bene, se non abbiamo altro da aggiungere, la nostra trasmissione termina qui. Vi lasciamo con la speranza di aver dato un piccolo contributo in più per chiarire questa vicenda politica di Piedimonte. Ovviamente continueremo a seguirla e vi terremo informati. Sigla, alla prossima.